Today we're invited to visit the studio of a well-known Napolitano artist, Tullia Mattagna, who is a living legend and still very active and vocal. Pazzesco, no? Sono tutte mostre che io ho fatto con tecniche diverse, perché io penso che bisogna provarle tutte le cose. C'è il sistema di trovare una cifra e andare per tutta la vita con quella cifra là. Io non mi interessa. Colored ink. Ah, colored ink. Sì. Puntaleschi. La penna degli architetti. Penna degli architetti. Come si chiama? Rapidograph. Scovare dentro di me le possibilità. Certo. Non mi accontento mai. Mai. La ricerca della tecnica mi fa fare una mostra personale. Poi lascio questa tecnica e me ne trovo un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra. Allora vede le sculture, gli acquerelli, i giornali. Mamma mia, tanti! Senza fine! È rimasto, sì. Quella sono io quando ero di 3 anni e mio papà mi ha fatto il ritratto. Tutto mischiato. Certo. Gli altri. Se si vuole passare nell'altra stanza, però è caduto tutto il muro di là, non fa niente. Sì, ma questa casa non è mia, altrimenti sarei una persona ricca. Io pago un affitto da 79 anni. 79 anni? È perché affittare. Questa è la casa dove ha lavorato mio padre, io non l'ho mai cambiata. Altri studio, altre foglie. Wow. Questo. E qua io faccio scuola anche qua. E qua ci sono i costumi. Moltissimo. Vedi? La nonna mia lì su, per esempio, lei faceva i costumi per suo marito, suo figlio, suo genero, tutti i pittori. Questo è pure mio, è sul legno, graffito sul legno, la demolizione, etching. Io ho i miei parenti, sono stati tutti illustratori. Ah, illustratore. Illustratori okay. Famosi a Londra, qui a Napoli. Ah, tu, papà e mamma? Papà, nonno. Nonno, anche lo nonno. Lo zio, tutti quanti. Zio? Sì. È tutta una mostra, l'ho fatta a Venezia. Nel 73, questa mostra delle foglie. Ah, è come ieri, come ieri. Io ne ho 88. 88? Io 67, poco. 77? 67. È un ragazzino. E quello che sento faccio, senza certo. Regola, non ho regola. Lo so. La mia regola è non averne. Lei merita un film, uno piccolo per il web, ma uno poi più grande, come perché lo merita, visto? E poi l'ultima mostra è tutta un'altra cosa. È una tecnica nuova che faccio soltanto io, la prima volta. Figure in marmo? Sì, uso il colore del marmo. Grattando quello che non mi serve per far emergere la figura. Interessante. Questa è la prima volta, non esiste proprio una tecnica di questo genere, perciò mi fecero fare la mostra. E io ho fatto questa mostra che ha avuto un successo enorme, però nel museo non si vende, quindi è rimasto ancora più prezioso. Stanno tutti qua, sono 110. Twins, mamma con twins. Belle. I bianchi non sono applicati, sono ricavati dal marmo stesso. Ma guardi che ho trovato pure me stesso nel marmo, lì, con i miei due figli e mio marito. Quello là che sta lì, arriva a vedere.
Molto interessante la tecnica. Che bello. Gratto qua, qui è grattato, qui è grattato, esce questo. E rimane il marmo? Certo che rimane, è il marmo. Le due donne che si due donne. Sciacquano, che si lavano, che si... Quest'ombra, vede? Due donne. Questo è marmo, è grattato e se ne va. Sì. Questo è rosa e viene fuori. Qua c'è il tratto che me li caccia fuori. C'è la polvere pura, lo levo. Un cane, no? Io qua avrei bisogno di una squadra di restauratori, di cose, non ce la faccio proprio più, guarda. È il fratello di mia madre, Fortunino Matania, molto famoso, un illustratore molto famoso. E qui io sono a Londra, quando lei forse aveva un anno o due. Era nel 40, 47. Questo no, è il papà. Ah, il papà. Di Giulia, Ugo. Quello là è un'autocaricatura. Autocaricatura. Questi sono i miei due figli. Come si chiama? Neri. Gaia. Che belle. I neri architetto. Sì, Gaia, lei è storica dell'arte. Storica dell'arte. Che grandezza. L'atteggiamento delle mani, perché pazzesco. Per me la danza è importante. L'anatomia delle forme, no? Nel movimento. Che muscoli. Pure le mani, no? Come? È tutto studiato. Io lo volevo fare grande di 6 metri. Ma che c'è so? Tutti i tipi di danze, c'è la danza comica, la danza... Questo ci tengo a sto disegno. È un'incisione elaborata, diciamo, perché poi sono tutte prove d'autore, sì, col torchio. Aspetta, wow. Perfetto. Bene, grazie. Grazie a te. Vai. Vincenzo Gemito, in last century, is a very, very well-known artist. He's a sculptor. Vincenzo was a great friend of my father. And while he was working, my father made the drawing at my father's studio, because he used to visit my father very, very often, because he said that my father make him calm. I was about 14. I made a portrait of my father, and you can see there. Now, we did not color in a wartime, so it's very poor. Oh, it was during the war? During the war, yes. I started then. Did you enjoy living in London? I enjoyed what? Living in London? The life of the people in London? I'm still enjoying life now that I'm 88. Where did I learn English? Yes. I've been in London for a few months in my uncle Fortunino's studio. I stayed there and I made a lot of practice. It was quite severe, very different from my father. That's why I decided to come to Naples again, where my father was waiting. Però lo uso molto per la scuola, l'ho usato per la scuola. Certo. Mi hanno fatto, sì. Ma ce ne sono un sacco, guarda, con la targa. My daughter. Tullia Matania. Wow. Tullia Matania style. Beh. Wow. Che bello. I forgot to tell you that in 1960, I think, I don't remember the date,
I made a oneself exhibition at Leicester Gallery. It was a very, very wonderful gallery. And it was Mr. Livingstone, the president of Capitol Records at Hollywood. He bought a picture by a photograph that I had on my desk. I said, "Where is this picture?" I said, "In Naples. Will you send me? I'll buy it." So he hanged this big picture at the office of Capitol Records. I would like to come back another time. Ah, this is a great idea. And we can talk more in English for my audience. They only speak English. I'm sorry. In fact, my Italian is not so good. Your English is perfect. Do you think so? Yes, ma'am. My English, I know English language only speaking by practice. I don't know the spelling. If you say, "Please write me a letter," don't wait for a letter from me, because I'm not capable to write, to spell English. I would make so many mistakes, and so many that you would be terrified. This is my husband. Oh, that's you and your husband. And down below? Architect. Is that your, who is it? When I was young, is another picture. Done by a Jewish artist, Debbie Dubiner. Of you and your she husband. She came here and she made this photo. Then, 5-6 years ago, a friend of mine who's a photographer made the two together. Together, wow, yeah, beautiful. Nice. Very nice. My compliments to you. My compliments to you. For all your life's work, it's a beautiful work. You're teaching your artwork and raising your family. It's a big job. And now it's a museum, and now the hope the association can preserve. It's a museum to your family. Yes. A friend of mine, when we were young. This is the president. We have the same age. Thank you. I hope to see you again. Thank you. We hope to be back again. You've been a wonderful host for us today. Thank you so much for inviting us into your home.